Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Crisi, cassa integrazione record nel 2012, oltre 520.000 lavoratori a zero ore. Teatro, l'ultimo addio a Mariangela Melato, i funerali oggi a Roma. Gay, i vescovi contro la Cassazione, una sentenza ambigua. Poco più di 520.000 lavoratori in cassa integrazione a zero ore per un totale di 1 miliardo e 90 milioni di ore di CIG nel 2012 e lavoratori costretti a rinunciare a 8.000 euro in busta paga. Questo è in sintesi il bilancio degli effetti determinati dalla crisi in termini di ricorso alla cassa integrazione secondo l'elaborazione dei dati INPS da parte della CGIL. Giornata di lutto nel mondo dello spettacolo. Oggi alle 15 si terranno a Roma i funerali di Mariangela Melato nella chiesa degli artisti a Piazza del Popolo. La grande attrice si è spenta ieri dopo una lunga malattia. Stamane in molti le hanno reso omaggio alla camera ardente allestita nella clinica Antea. Sconcerto per una sentenza ambigua, così il quotidiano dei Vescovi all'indomani della pronuncia della Cassazione che ha aperto alla possibilità per coppie gay di allevare un figlio. Per Avvenire siamo di fronte a una concezione che nega ogni preziosità dell'esperienza umana e ritiene che la formazione del bambino possa avvenire contro i parametri naturali. Una donna di 47 anni è morta nella notte nella sua abitazione a ridosso del centro di Perugia a causa di un incendio. All'origine del rogo forse un cortocircuito. Insieme alla donna sono morti anche 3 cani. Il 2012 è stato un anno nero per il turismo, con un calo di presenze negli alberghi del 2,5%, una perdita di 3 miliardi di euro per il settore. È quanto emerge dal monitoraggio effettuato per Federalberghi, che solo per le imprese ricettive indica un calo del 10% dei fatturati. Nuova stangata per il popolo greco. Il Parlamento di Atene ha approvato nella notte gli aumenti delle tasse. Il passo era richiesto per la prossima tranche di prestiti internazionali. Il gettito fiscale dovrebbe aumentare di 2,3 miliardi in 2 anni. La Juve è pronta per il mese di fuoco. Con la gara in programma domani a Parma, i campioni d'Italia aprono un ciclo di 8 partite in 30 giorni. La formazione di Conte comincia il Tour de Force dopo il successo supplementare con il Milan. I 120 minuti giocati sono stati intensi, ma la squadra è allenata, non ci saranno conseguenze a Parma, assicura il tecnico.